Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Carissimi figlioli, con questa domenica si apre eh, il nuovo anno liturgico e comincia il preziosissimo, bellissimo tempo di avvento che è un tempo di attesa. Avvento eh, vuol dire mh, venuta, noi ci prepariamo ad accogliere il Cristo che viene che viene perché è il Dio che si fa uomo nel grembo di Maria Vergine. E di fatti le due grandi figure che guidano un po' il tempo dell'Avvento sono Giovanni Battista, eh, colui che annuncia la venuta del Cristo, cioè del Messia, che è Gesù di Nazareth, e Maria Santissima, la donna di Nazareth, madre di Dio e madre della Chiesa. E queste due figure eh, per questo anno eh, le eh, troviamo queste due figure nelle ultime due domeniche di avvento. L'avvento è un tempo di gestazione e dunque siamo chiamati da una parte a gioire perché Dio viene, Dio viene, Dio non si stanca di venire a noi e non si stanca delle nostre stanchezze, delle nostre distrazioni. Eh, se c'è una cosa che un po' a noi, a Dio ogni tanto lo fa anche arrabbiare, è la nostra superficialità, il nostro vivere un po' alla leggera. Ma i nostri peccati, le nostre debolezze, le nostre cadute... Tutte queste cose non stancano Dio perché sono il motivo per cui Lui si è fatto uno di noi, venuto a salvarci, a liberarci, venuto a condividere con noi anche le fatiche della vita, anche i dolori, le tenebre, le oscurità dell'esistenza, ma a condividere con noi anche la gioia di questa vita perché dentro le tenebre della nostra esistenza c'è tanta luce, o dentro i dolori della nostra vita c'è anche tanta gioia. Dobbiamo saper gioire delle piccole cose e mettere il nostro cuore sempre in stato di attesa, del veniente, di colui che è venuto, che verrà e che è veniente, attimo per attimo lui che abita davvero le abitazioni di tutti noi. E in questa prima domenica di avvento per metterci in stato di attesa, attesa che significa anche po riconoscimento poi del Cristo che viene, perché non basta aspettare. Diceva Simone Weil che Dio e l'umanità sono come due innamorati che si danno appuntamento ad un certo luogo. <ride> allora l'uno, cioè Dio, è inchiodato lì dall'eternità dei tempi e lui conosce il volto dell'innamorata, ma l'innamorata non conosce il volto del suo Signore, del suo innamorato. E quindi a un certo punto, dopo un, un po' di attesa, impaziente, si stanca e se ne va. Noi dobbiamo imparare nel tempo dell'avvento a saper attendere e a saper fare discernimento per ehm, riconoscere il volto del Signore, come abbiamo già visto la settimana scorsa, quel volto del Cristo che a noi si presenta nel volto dei fratelli e delle sorelle, soprattutto i più fragili, i più deboli, i più bisognosi i più emarginati. Quindi l'avvento è tempo di attesa, tempo di eh, riconoscimento e per tale ragione la Chiesa pone dinanzi alla nostra meditazione in questa domenica il testo eh, il brano finale del capitolo 13 del Vangelo di Marco. e il capitolo, eh, è il brano in cui Gesù parla con toni chiari e fermi dell'impegno a vigilare. Gesù dice fate attenzione, vegliate. Quattro volte usa in questo brano il verbo vigilare, vegliare. E una quinta volta eh, non c'è proprio questo verbo, ma c'è lo stesso concetto. Fate attenzione. Perché tanta insistenza sul vegliare? L'insistenza è dovuta al fatto che quando noi ci lasciamo eh, avvolgere dal torpore eh, dell'anima, il nostro nemico il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, scrive San Pietro nella sua prima lettera. E, e se voi ricordate quella parabola di Gesù sul grano buono e sulla zizzania, il maligno va a seminare il veleno della zizzania mentre tutti dormono. Ecco perché Gesù ci richiama alla vigilanza. Sia per non cadere nella prova, nella tentazione, non cadere nell'abbraccio schiavizzante del male, sia per saper riconoscere i segni dei tempi e il volto del Signore. E poi Gesù eh, racconta lì una breve parabola, la parabola di un uomo. Che parte per un viaggio e dice ai suoi servi di custodire la casa e i suoi beni, e quelli invece se la spassano. E il padrone arriva quando loro non se l'aspettano. E quindi Gesù conclude dicendo: Vegliate, perché non conoscete né il giorno né l'ora. Guardate, figlioli carissimi: Nessuno di noi ha garantito l'attimo seguente. Nessuno di noi, nessuno di noi può dire con certezza io vivrò per cento anni, nessuno di noi può dire domani mattina sarò ancora qui, perché la nostra vita è attimo per attimo sospesa a un filo. E quindi ci troveremo faccia a faccia con il Signore. E ci stiamo preparando all'incontro con Lui su quei temi di cui parlavamo la domenica scorsa, quei temi che parlano del riconoscimento del volto di Gesù nel volto dei fratelli. E allora iniziare il nuovo anno liturgico significa prepararci. A, a questo incontro ed è un incontro di gioia perché è, mica il Signore è venuto a condannarci siamo noi casomai che ci, ci condanniamo da noi stessi se non apriamo come dire il nostro cuore a quella gentilezza a quella condivisione a quella solidarietà che fanno parte della nostra umanità se noi ci induriamo nel nostro egoismo e nel nostro orgoglio, è ovvio, è ovvio che saremo bocciati all'esame. Ma Gesù questo vuole da noi: vuole che noi ritroviamo il senso della nostra umanità e dunque del nostro vivere con gli altri, che sappiamo davvero condividere: condividere quello che abbiamo, condividere anche i nostri beni condividere il nostro affetto, condividere il nostro cuore, saper condividere. Ma dobbiamo imparare a vigilare sul nostro cuore, perché le grandi battaglie noi le perdiamo dentro il nostro cuore, dentro noi stessi. È lì che il male trionfa, è lì che il maligno semina. Il veleno dello scoraggiamento, della disperazione, della divisione, della mormorazione, del rifiuto dell'altro, della noia verso la preghiera, il veleno della pigrizia. E dentro di noi. E allora vegliate, quattro volte vegliate, vegliate come un imperativo ed è l'imperativo ricorrente in tutto l'Avvento, perché la nostra vita è tesa fra Esodo e Avvento. Da una parte il saper accogliere colui che viene e dall'altra parte il coraggio di uscire, di, di vivere questa... Uscita, questa ecstasis da noi stessi per andare incontro a colui che viene nell'abbraccio del Natale che ci restituisce la pace, perché la gloria di Dio è la nostra pace e la pace che noi tessiamo con gli altri non è altro che la celebrazione della gloria di Dio. E allora fate attenzione! Quindi non viviamo con superficialità, non viviamo con distrazione, soprattutto cerchiamo di non vivere con dissipazione interiore. Coltiviamo la virtù della vigilanza come capacità di fare attenzione anche alle cose più piccole, perché Dio si nasconde proprio là dove noi non pensiamo, nelle cose più banali più semplici, nella ferialità della nostra vita. Dio si nasconde nell'intimità del nostro cuore. Sta a noi riconoscerlo, sta a noi accoglierlo in questo suo, eh, venire a noi in questo avvento, sta a noi vivere con lui l'abbraccio dell'estasi, dell'amore. Arrivederci. Numerosi i fedeli della Chiesa di Santa Lucia per celebrare la festa della Medaglia Miracolosa, una ricorrenza molto sentita, celebrata il 27 novembre di ogni anno. Coloro i quali prendono parte alla Santa Messa dedicano preghiere e canti alla Madonna apparsa a Santa Caterina alla Labouret, in una delle tre apparizioni. La prima della quale è avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 1830 a Rue du Bac a Parigi. Secondo la testimonianza di Santa Caterina, la medaglia simbolo dell'Apparizione Mariana sarebbe stata coniata su esplicito ordine della Madonna durante la seconda apparizione avvenuta il 27 novembre 1830, affinché tutti coloro che la portano con sé possano ricevere amore Grazie e protezione dal peccato. La Madonna ha detto: chi porterà con devozione questa medaglia avrà da me grandi favori, avrà la mia protezione. Questa medaglia presenta nella parte anteriore l'immagine della Madonna che calpesta la testa al demonio infernale, al serpente infernale. E attorno a questa, a questa figura abbiamo la giaculatoria una brevissima preghiera o Maria concepita senza peccato pregate per noi che noi ricorriamo a voi il rovescio della medaglia è molto significativo abbiamo al centro una grande M che richiama appunto il nome di Maria ma una M che si intreccia con la croce sotto questa immagine ci sono due cuori Dicevo che è un gioiello veramente questa piccola medaglia, due cuori, un cuore con una corona di spine che ricama il cuore di Gesù e a fianco un cuore trafitto da una lancia e la, il cuore immacolato di Maria. Attorno a questa, a questa immagine del rovescio della medaglia 12 stelle richiamano la donna vestita di sole di cui parla San Giovanni nell'Apocalisse. La Genesi è il primo libro della Bibbia, l'Apocalisse è l'ultimo, richiama quindi questa donna vestita di sole che rappresenta in certo qual modo la Chiesa. Le dodici stelle richiamano il, il popolo di Dio dell'Antico Testamento fondato sulle dodici tribù di Israele e i dodici Apostoli che sono la base, il fondamento della Chiesa, nuovo popolo di Dio. Per il secondo anno consecutivo nella parrocchia San Giuseppe si terrà la Novena Natalizia dei Piccoli, una iniziativa nata dall'idea del giovane catechista Amos Vitale che vedrà impegnati circa 30 bambini delle tre classi dei corsi di catechismo di comunione. Scopo dell'iniziativa è regalare un momento di fraternità e gioia ai più piccoli. È una bella occasione nel poter trasmettere la voce dei bambini nel cuore gli ammalati, nel cuore dei poveri, nel cuore dei genitori, nel cuore stesso della famiglia. La famiglia è, viene considerata come il segno visibile eh, di una Chiesa domestica dove c'è appunto la presenza del Signore. E loro vogliono trasmettere questo, questa gioia dell'essere eh, angeli eh, in quelle che sono le cosiddette rappresentazioni natalizie che ci permettono. Di vivere questo momento di, eh, di gioia, di compassione, di, eh, di emozioni, eh, di affetti che ripercorrono loro stessi eh, con il canto, con questi quadri plastici o addirittura eh, con delle eh, atmosfere eh, prettamente natalizie, di fatti eh, ci saranno. Eh, ci sarà nella, nella chiesa stessa, la cosiddetta novena tradizionale, ci saranno degli addobbi particolari, ci saranno i presepi creati dagli stessi ragazzi del catechismo e in più sono i ragazzi della comunione, 8, 9, 10 anni, che daranno a noi questo spirito natalizio della natività di Cristo Gesù che deve riempire i cuori di tutti noi. Primo appuntamento pubblico della sezione Nissena del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia per il nuovo anno sociale. La croce e il crocifisso, iconografia e storia. Conversazione condotta dal professore Felice Dell'Utri, storico e studioso dell'arte del nostro territorio. Il tema dell'anno sarà il concilio Vaticano II e le sue implicazioni e ecclesiali e sociali e quindi anche culturali. Nell'immediato abbiamo in programma un incontro formativo col parroco della parrocchia dell'Itria di Delia, che è un giovanissimo sacerdote, Don Lino De Luca, e poi eh, ricorderemo la grande guerra eh, con due incontri. Collegati fra loro, uno riguardante i documenti del Papa, la posizione della Chiesa per quanto riguarda appunto la inutile strage come fu definita dal pontefice, e poi un altro incontro di carattere culturale e letterario che documenterà, eh, con cui vorremmo documentare appunto perché questa inutile strage, che cosa ha significato per i soldati che andavano lì a combattere, ma non anticipo nulla. Uno dei prossimi appuntamenti, la memoria di, del il 31 gennaio, la memoria con una solenne messa, celebrazione eucaristica, la memoria della beata Maria Cristina. Nell'occasione daremo, come l'anno passato, un riconoscimento a una signora, a una donna che si sia distinta per virtù umane, cristiane, come madre, come donna. Oggi si parla con il professore Felice dell'Utri, che è un entusiasta esperto appassionato proprio di arte specialmente locale dei crocifissi. Un itinerario attraverso le opere d'arte più significative delle chiese diocesane sul tema della croce, identificativo della fede e della cultura cristiana e fortemente rappresentativo dal punto di vista antropologico della società della sofferenza e del lavoro della campagna e della miniera lungo i secoli dell'era cristiana, a cominciare dal simbolo stesso di Caltanissetta, il Crocifisso Nero, signore della città. C'è un po' la memoria storica della città. Parlavo del signore della città, eh, vuol dire tutto perché in queste due parole, signore e città, c'è tanto da dire. E, e poi perché sono reminiscenze di un passato glorioso che forse stiamo un poco rimpiangendo. Poi, per il resto, c'è un vasto repertorio di crocifisti, soprattutto risalenti al XVII-XVIII secolo. Abbiamo pensato un'opera del beato Umile da Petralia, che è il crocifisso purtroppo manomesso che si trova nella chiesa di Santa Flavia, proveniente da una chiesa francescana, Sant'Antonino, non più esistente. Poi abbiamo un'opera di Fra Benedetto Valenza, che è il più grande scultore cappuccino del Settecento. E poi anche qualche cosa in pittura: abbiamo il crocifisso della Buonanova, che so, a San Francesco, ma grosso modo in quasi tutte le chiese eh, conventuali francescane. Perché il crocifisso e la passione del Signore sono delle devozioni specifiche dell'ordine francescano. Che so, i, si sono, i, scusate, I frati minori e i conventuali si sono specializzati tra nel crocifisso, i cappuccini si sono specializzati nell'ecceomo e così via. Ma comunque tutto questo ha contribuito a lasciare un vasto patrimonio culturale e di cultura cattolica, che, che se ne dica, noi in Occidente, in Italia specialmente, siamo di cultura cattolica. In ogni caso, vedete, la croce è sempre un qualcosa di utile, perché se non riusciamo a compenetrare il mistero della croce, può sempre servire come punto d'appoggio. Sensibilizzare la coscienza cristiana non solo alla dimensione del culto ma anche a quella politica e sociale. Questo quanto discusso durante l'incontro previsto nel corso di formazione all'impegno sociale e politico che si è svolto nella sala Monsignor Speciale del Seminario Vescovile a cura del sociologo e filosofo ragusano Luciano Nicastro che ha condotto una riflessione sul tema persone e comunità nel pensiero cristiano del Novecento. Una discussione dunque sul pensiero dei cattolici del Novecento e più in particolare di Emmanuel Mounier non soltanto un filosofo accademico, ma un pensatore combattente per l'uomo. Fu colui che elaborò il pensiero del personalismo comunitario in risposta alla grave crisi che nel 1929 attraversò il mondo occidentale. Suo pensiero cardine è la concezione dell'uomo inteso non come individuo, ma come persona in quanto tale, alla condizione della società che si contrappone all'individualismo e al liberalismo borghesi e quindi al totalitarismo comunista. Beh, innanzitutto Emmanuel Mounier fu il grande artefice della riscoperta della dignità dell'uomo e soprattutto colui che si impegnò come educatore della giovane generazione in nome dell'uomo e al servizio della ideologia autentica, pura che era quella di costruire un mondo diverso, cioè contro il disordine capitalistico e borghese. Lui proponeva di costruire sulla base del risveglio della persona umana nell'uomo, e soprattutto nei giovani, una società a misura d'uomo che non fosse né liberista né comunista né comunista capitalista né collettivista. Noi dobbiamo costruire una società nuova dove l'uomo non sia ridotto, parole di Monier, a mani e mascelle, cioè a lavoratore che soffre sotto appunto il sistema capitalistico e industriale, e mascella un consumatore che non fa altro che consumare per poter far produrre l'industria. Sabato 29 novembre, ore 18, Cattedrale Santa Maria la Nova, Liturgia della Parola e Memoria del Battesimo, consegna della lettera pastorale 2014-2015 del Vescovo Mario Russotto e degli orientamenti pastorali 2014-2020, presiede Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto. Martedì 2 dicembre, ore 19.30, cappella maggiore del seminario, in Martedì della Parola, lezione biblica per i laici tenuta da Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto. Mercoledì 3 dicembre, ore 17, seminario vescovile, convegno sul 170 della diocesi. Relatori, professore Luigi Bontà e Monsignor Professore Gaetano Zito. Venerdì 5 dicembre, ore 19:30, Parrocchia San Pio X, Caltanissetta. Lexio diocesana d'avvento per i giovani, tenuta da Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto.